In questo video cercheremo di battere in speedrun Minecraft, però con le regole, di Mojang. Quindi partiamo con la creazione del mondo. La prima cosa da fare praticamente è costruire un pillar, perché a differenza di come gioca il 90% dei giocatori di Minecraft, dobbiamo farci un pillar. Ok, quindi costruiamolo. Adesso la seconda cosa da fare è prendere della legna. Quindi partiamo con la prendazione, con la raccolta della legna. La raccolta della legna. Aver preso della legna, la prima cosa da fare è costruire una crafting table. Quindi facciamola e dobbiamo farci tutti gli attrezzi inutili in legno. Però visto che Mojang l'ha deciso, diciamo inutili, visto per ora utili. Vabbè, per ora sì, però visto che Mojang ha deciso così, faremo lui anche come dice. Ok, adesso dopo aver fatto tutti questi attrezzi inutili, la seconda cosa da fare è prendere della pietra. Adesso dobbiamo rifarci tutti gli attrezzi e questa volta sono utili in pietra. La seconda cosa da fare è trovare degli animali e ucciderli. Una volta che avete ucciso mezza foresta di animali, fatevi un letto. Adesso come prossimo passo, costruitevi un cesso di dimora. Fatevi una casa tipo così. Ed è così che passerete il vostro primo giorno su minare e costruire. Ok, adesso prossimo passo da fare è andare in miniera, perché dobbiamo trovare del ferro, altrimenti non si va da nessuna parte. E bada bim bada boom, abbiamo ottenuto del ferro. Poi dobbiamo farci tutti gli attrezzi in ferro. Adesso come prossima cosa dobbiamo prendere dei diamanti, ma per fortuna ne abbiamo trovati abbastanza. E parlando di diamanti, sapete che iscrivervi al nostro canale è gratis? A voi non costa nulla, a noi fa la differenza. Adesso come prossimo passo ci sarebbe quello da fare tutto il full set di diamante, sia come armatura che come attrezzi. Però visto che comunque i diamanti sono abbastanza rari da trovare, io farò solo spada e piccone. Poi come altro argomento abbiamo l'incantamento. La guida non ci dice benissimo quali incantamenti sono, diciamo, necessari, però più o meno da intuito, protezione al fuoco, protezione alle cadute. Quindi proviamo semplicemente dell'ossidiana, facciamoci una tavola degli incantesimi e facciamo questi incantamenti. Quindi dopo aver ottenuto il tavolo degli incantesimi, abbiamo incantato la nostra roba con incantamenti non proprio, non erano proprio il massimo, però comunque è meglio di niente. E adesso anche con piccone, armatura e tutto upgradato, siamo a bombazza. Adesso ci manca solo da costruire il portale del Nether per arrivare nel Nether. Ok, ora non voglio creare una discussione nei commenti, ma voi quanto fate grande il vostro portale? Perché io credo di aver un po' esagerato. Allora, prima di entrare nel Nether, Mojang ci raccomanda di prendere delle palle di neve, perché dicono che fa 3 di danno ai Blaze. Però in realtà a me non interessa tanto, perché comunque ho l'arco che ha potenza 1. Certo, non è chissà che arco, però comunque riesco a cavarne. Quindi entriamo. Ok, come prima cosa da fare, Mojang ci chiede di costruire una base, una base così piccolina, quindi costruiamola. Quindi adesso la prossima cosa da fare è trovare una fortezza. E Mojang ci raccomanda di mettere comunque dei blocchi, perché altrimenti ci perdiamo per la via. Quindi cerchiamo questa fortezza che... Sì, cerchiamo questa fortezza che sarà molto difficile da trovare, ne sono quasi sicuro. Oh mio Dio! Ok, quindi praticamente abbiamo ucciso solo... Abbiamo sterminato mezza generazione di Blaze per prendere le Blaze Rod e poi abbiamo ucciso un sacco di Enderman. Questo Odissea del Nether penso che possa anche finire. Ho preso penso 2 stack di Enderpearl, non ne sono sicuro, però ne ho presi abbastanza. Ora cerchiamo di tornare a casa interi. Ok, adesso che finalmente abbiamo la verga dell'End e la Enderpearl, possiamo finalmente fare gli occhi del drago. Dobbiamo andare a fare una bella strage di pecore, perché dobbiamo cercare di sconfiggere il drago con i letti. Ci rimetteremo la pelle tantissime volte, però è l'unico modo. Quindi procediamo a fare un po' di stragi. Ok gamers, il momento è arrivato, riusciremo a sconfiggere l'Ender Dragon. Ed eccolo qua, finalmente il portale dell'End. Allora, se vi chiedete perché non c'è questo, semplicemente non si poteva proprio avere a che fare con quegli esseri maledetti. Spawnavano in continuazione, non finivano mai. Quindi adesso piazziamo gli occhi dell'End. Ed eccolo, il vuoto
pronti finalmente ad affrontare il drago dell'End. Ok, come prima cosa non dobbiamo guardare gli Enderman, altrimenti succede come prima nel Nether, che tipo ci attaccavano in massa. Malissimo. E dobbiamo staccare tutti i cristalli del drago. Ok. Ok, anche bene. Questa è andata. Ma male, l'ho colpito. Non volevo colpirti, però non sei capitato a tiro. Ecco. Ah, perché? Sono due. Perché? Io non ti conosco. Allora, proviamo a fare così, perché io non sto cavendo moltissimo dal basso. Proviamo a mettere l'acqua, capito? Eh sì, ma forse è meglio. Perché adesso stessa cosa di là. Capito che dobbiamo fare? Sì. Quindi questo l'abbiamo preso. Questo l'abbiamo preso perché era bassissimo. No, no, no. Ma avvicinatevi, dai, che l'acqua gli fa male. L'acqua la devo mettere, per se no. Drago! Complicato. No! Ok, ci siamo! Colpo finale! Colpo finale! No. Mamma mia! Dai, lagga. Sì, ucciso. Ok, stavolta dobbiamo farcela, perché l'abbiamo sconfitto. Solo che poi è buggato. È buggato di danno. Sta parcheggiando. Sconfitto! Signori! Sconfitto! Sì! Sì! Signori! Sconfitto! Si può battere Minecraft usando le regole di Mojang? Sì! Sì! In modo molto strano, ma si può fare. Si può fare, esatto. Anzi, prendiamoci anche l'uovo del drago, perché ce lo siamo meritati. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, commentate e soprattutto condividete il video, perché è una roba assurda. Iscrivetevi al canale, non è gratis, non dovete fare niente. C'è un bottoncino. C'è un bottoncino che è scritto iscritti in rosso. Iscriviti in rosso. Magari pigi anche la campanellina per le notifiche. E con questo, al prossimo video. Ok. Qua in mezzo, sì. Del 21. Oh, holy. Ecco qua.